Buongiorno a tutti, ma io ringrazio Ettore, ringrazio tutti gli organizzatori di questi due giorni belli e interessanti e diciamo intervengo più che altro per ribadire quella che secondo me è l'importanza di trovarci oggi così come ha fatto Area Demi in tutti questi anni. E sono qui per confermare quello che è un mio impegno rispetto a quest'area e rispetto al fatto che credo che Area Dem debba continuare, diciamo, a vivere oltre i prossimi congressi, oltre al prossimo congresso. E ho deciso di seguire e sostenere quest'area all'interno del partito in questi anni perché credo che sia un'area ricca di contenuti, un'area ricca di persone e di risorse dove veramente si può fare una discussione che talvolta all'interno del partito viene a mancare, e quindi credo che dobbiamo continuare a coltivare questa grande opportunità. Voglio dire alcune cose. Spesso nel partito abbiamo difficoltà, soprattutto nei livelli locali, di portare, diciamo, all'attenzione quelli che sono alcuni temi importanti, e lo riusciamo a fare grazie al lavoro dei nostri amministratori locali. Quello che chiedo ad Area Dem è di continuare da una parte col lavoro dei parlamentari, dall'altro attraverso quella che è la forza degli amministratori locali, a continuare a rafforzare quello che è appunto il nostro partito. Ci sono alcune cose a cui tengo in modo particolare. Uno è il tema dell'ambiente, sullo quale mi sto impegnando da diversi anni, e so che ci sono appunto parlamentari che si danno da fare, chi lavora in commissione ambiente e molti altri che sono di Area Dem che stanno portando un contributo importante e stanno contribuendo a approvare misure importanti per il nostro paese. Perché guardate, noi parliamo spesso di lavoro, è un dibattito che abbiamo fatto tante volte, però mi piacerebbe, essendo giovane, un giovane amministratore, che si parlasse sempre più di green economy e quelle che sono le nuove opportunità per i giovani del nostro paese che derivano dalla green economy. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto in termini di impegno è stato tutto il discorso legato al consumo di suolo, la proposta di legge sul consumo di suolo. Penso al caso di Torino, dove abbiamo alcune situazioni, e a Torino, in provincia di Torino, dove si sta facendo un ragionamento per non andare a consumare nuovo suolo e per salvaguardare alcune aree, e quindi dobbiamo fare in modo di andare in quella direzione. Una cosa di cui dobbiamo anche continuare a parlare è il tema dell'integrazione. Io faccio il presidente di una circoscrizione che è quella di Porta Palazzo a Torino, dove il fenomeno dell'immigrazione, delle comunità straniere, è un fenomeno molto molto importante. È un tema che è sentito, le comunità stanno crescendo, la rappresentanza di queste comunità è sempre più forte, quindi chiedo ufficialmente anche oggi ad Area Dem di lavorare sempre più in questa direzione. Una cosa, facevo una battuta ad Ettore ieri quando sono arrivato un po' in ritardo, però mi è piaciuto molto il fatto della diretta streaming. Ero in treno, avevo un'oretta che mi, diciamo, portava qua al convegno, ho iniziato a seguire gli interventi in diretta streaming. Allora, io credo che molto spesso sottovalutiamo quello che è, diciamo, la nuova tecnologia e i nuovi strumenti, che è vero che vanno a colpire magari una fetta che è ancora troppo di nicchia del nostro elettorato e della nostra popolazione. Però oramai la politica giorno dopo giorno si evolve e i social network sono importantissimi. Lo so che ne parliamo tutti in maniera troppo, diciamo, generica o in maniera semplicistica, però come sappiamo un tweet di Rosato fatto poco fa arriva a, non so quanti follower hai, a 1500 persone circa. Ho visto stamattina eravamo 1460. Ed è fondamentale, perché è difficilissimo fare 1000 telefonate o sentire 1000 persone in poco tempo. Invece è molto semplice poter almeno esprimere alcuni concetti, diciamo, di base in poco tempo attraverso quello che è un tweet. Devo dire una cosa rispetto a quella che è la candidatura invece di Renzi. Molto spesso, soprattutto chi sostiene Cuperlo, Civati o quelli che saranno gli altri candidati, dicono che Renzi non ha abbastanza contenuti, non ha abbastanza peso in termini di proposta politica. Io dico perché ho scelto di sostenere Renzi. Io alle ultime primarie ho votato Bersani,
però Renzi mi dà l'impressione, la percezione, ed è così percepito anche da moltissimi cittadini, di essere un candidato alla segreteria molto più aperto e molto più disponibile a recepire quella che è, diciamo, un'idea moderna di partito. Però c'è una cosa che noi dobbiamo fare: Area Dem deve dare una mano a Renzi, perché i contenuti che proponiamo noi in questi due giorni devono essere portati all'attenzione di Renzi, e noi possiamo e dobbiamo dare una mano a Renzi affinché la sua candidatura diventi sempre più forte. Io concludo dicendo appunto che, come amministratore locale, chiedo, diciamo, anche un po' un sostegno al partito e a quest'area. E però ho deciso di venire qui a Cortona perché credo in Area Dem, e mi darò da fare per continuare a fare in modo che Area Dem possa continuare a vivere, a sopravvivere e a rafforzarsi. Quindi queste poche parole per dare il mio sostegno e per ringraziare chi è stato, diciamo, in grado di mettere in piedi questa due giorni. Grazie a tutti.